Professoressa, secondo lei l'attuale piano didattico della scuola italiana permette l'introduzione della tecnologia? Il focus della didattica per competenze è la condivisione, la laboratorietà, la collaborazione e la co-creazione. Quindi le tecnologie possono aiutare tantissimo. Il problema è che esiste la normativa, ma le scuole italiane ancora, docenti che non hanno avuto una formazione adeguata, quindi il problema è la mancanza di formazione, ancora sono ancorati al vecchio metodo o metodologia di fare didattica frontale, la didattica a cui siamo abituati da tantissimo anno. Problema grosso è che non c'è stata formazione e aggiornamento per i docenti. L'uso dei tablet e degli strumenti elettronici da parte degli studenti può portare a un rischio di alienazione degli stessi? No, assolutamente, assolutamente. Se il tablet per gli studenti è visto come uno strumento di lavoro e quindi si fanno lavorare i ragazzi in maniera, li rendiamo protagonisti del loro sapere e quindi li facciamo lavorare in maniera condivisa, collaborativa, nella rete, creando dei gruppi virtuali, avete sentito no, stamattina la laboratorietà, eccetera. Il tablet diventa lo strumento con cui loro possono creare questa virtualità, questi gruppi, questo incontro e possono andare ad accedere alle fonti, possono averlo proprio come uno strumento didattico. Quindi non esiste il concetto dell'alienazione se si fa una didattica differente.